Quando si lavora con Inventor, il fatto di poter manipolare l'oggetto, poterlo ruotare e guardarlo secondo diversi stili e da diversi punti di vista, sicuramente aiuta nel poter sviluppare lo stesso modello. I modelli possono essere orientati nello schermo attraverso vari comandi, il pan, lo zoom, la rotazione e i controlli di ViewCube. Incominciamo subito dal pan. Il primo comando che vediamo è il comando di pan. Si raggiunge allora dalla barra di navigazione tramite la manina. Quindi io schiaccio clic col sinistro e poi vado qui, vedete il cursore è diventato una mano con una croce e sposto. Il secondo modo è quello di schiacciare il tasto centrale del mouse, normalmente è una rotellina nei mouse di adesso. E tenendolo premuto, vedete ricomparso il simbolino della mano, tenendo premuto la rotellina, spostare il mouse nella posizione in cui si vuole portare l'oggetto, in cui si vuole fare il pan. Un altro modo lo possiamo raggiungere il pan da vista, è ancora questo stesso comando che sta poi sulla barra di navigazione, quindi anche in questa maniera schiaccio, compare la manina, quindi ogni volta che compare la manina in sostanza io posso eseguire il pan dell'oggetto. Altro comando per manipolare l'immagine del nostro solido visibile sullo schermo è il comando di rotazione, questo qui. Allora, orbita. Allora, proviamo a usarlo. Orbita, schiaccio tasto sinistro, vedete che nasce questa ruota con due orizzontali, due verticali e un cursore in mezzo. Allora, questo comando di rotazione permette tre rotazioni. La prima rotazione è, vedete che cambia il simbolo del cursore, si ottiene portando il mouse in una posizione qualsiasi in mezzo qui, è quella doppia circonferenza. Se lo porto vicino a queste barre orizzontali e verticali, vedete che cambia la forma. Allora, questo portato qui, schiacciando il tasto sinistro e muovendosi, questo ancora non lo faccio, si ottiene una rotazione attorno all'asse, questo asse dello schermo che è l'asse Y. Allora, attenzione, quindi io ottengo una rotazione attorno a quell'asse verticale in centro schermo. Se mi porto qui, ottengo una rotazione attorno a questo asse, orizzontale, quindi lo ruoto in questa maniera. Se mi metto all'esterno, c'è una rotellina. Una immagine di una rotazione attorno a un punto sullo schermo. Cosa vuol dire? Che ruota attorno allo schermo come se fosse questo schermo il piano XY, quindi ruota attorno all'asse Z, scusate, ruota attorno all'asse Z perpendicolare. Allora, se io mi metto in questa situazione qui, quindi con una rotazione di questo tipo, praticamente come se avessi preso una vista dall'alto, anche se questo è a 45 gradi, e adesso mi metto a ruotare. Ok, rilanciamo il comando. Vedete, lo faccio ruotare attorno a un asse verticale che esce dallo schermo. Torniamo con la inquadratura a tre piani e rilanciamo, ruotiamo adesso attorno a questo punto qui. Ruotare attorno a questo punto qui dove c'è la croce vuol dire farlo ruotare attorno a questo punto, quindi è come se questo punto fosse il perno di una rotazione, eccolo qua, vedete che ruota esattamente. E questa rotazione però avviene non più come prima, torniamo in queste, non più come prima, anche se spostavo il mouse verso l'alto o verso il basso, era solo una rotazione attorno a quell'asse lì, ma qui la rotazione avviene sia per, risente attorno a quel punto, ma risente sia degli spostamenti verso l'alto del mouse, sia degli spostamenti verso destra del mouse. Per cui è una rotazione, diciamo così, libera, combinata attorno a questo punto. Se io voglio, per esempio, farlo ruotare attorno a questo punto, che è l'asse di questo foro qui, che è all'interno di questa corona circolare, di questo cerchio, basta che mi porto vicino a quel punto, a quel cerchio, e clicco col tasto sinistro. Vedete che viene automaticamente portato sul cursore e io da qui adesso lo ruoterò attorno come se il perno fosse andato su quell'asola. Così libera.
così attorno all'asse verticale, passante per l'asola, così attorno all'asse orizzontale, perdono, così attorno all'asse verticale, passante per l'asola, asse orizzontale e verticale sul piano dello schermo. Quindi se io adesso lo voglio ruotare attorno a questo punto, mi porto qui sopra se il punto è all'interno. Qui non lo posso fare perché questo sta all'esterno. Per ruotare attorno a questo punto devo fare prima un movimento così, così ancora. Poi quando ce l'ho dentro ci clicco sopra, si porta al centro e a questo punto lo posso ruotare liberamente attorno a quel punto lì che ho portato al centro oppure ruotare attorno all'asse verticale dello schermo. Sempre passante per quel punto, ruotare attorno all'asse orizzontale dello schermo, passante per quel punto, ruotare attorno all'asse uscente dallo schermo, passante per quel punto. Adesso mi si è spento. D'accordo, quindi sostanzialmente un simbolo, stesso simbolo ma diverso asse di rotazione, simbolo di rotazione libera qui dentro. E posizionamento del punto attorno a cui ruotare del perno dell'orbita con un clic singolo. Quindi se voglio ruotare qui, questo posizionamento, ecco, se io clicco qui singolo succede poco, va a fare un conto e mi porta fuori. Se clicco qui singolo, vedete, me lo porta nel punto di centrale dove posso fare la rotazione libera, la rotazione attorno a un asse, la rotazione attorno all'altro asse, la rotazione attorno al terzo asse. Per concludere il comando di rotazione, se io mi porto un po' più fuori, un po' più distante, diciamo, dalla ruota e faccio nascere questo simbolo freccia, due frecce sostanzialmente, clicco col tasto sinistro, il comando si chiude. Quindi lo lancio da qui e si chiude da qui dopo che ho fatto tutte le mie rotazioni. Chiaramente la rotazione, quindi l'orbita la posso lanciare anche dal menu vista, da qui, e la rotazione la posso fare anche, e questo è interessante, giocando con il view cube. Allora, se io vado sul view cube, lo prendo e lo sposto, esattamente faccio le stesse cose che facevo col comando orbit, senza avere però tutta questa visibile, tutta questa baradan, questo mirino, diciamo. E tra le altre cose, il view cube, se io clicco su queste facce azzurre che preferite, si impostano delle viste predefinite e questa è l'impostazione della vista iniziale. Quindi questo è per tornare a una vista sempre la stessa e poi vado qui e giro. Vedete che è nato il cursore se io clicco, eccolo lì, si vede il simbolo di orbita. È un po' diverso da quelli che abbiamo visti prima. Quindi l'orbita, il comando orbita la posso fare anche liberamente agendo direttamente sul view cube. I comandi di zoom. Allora, sono anche questi raggiungibili dalla navigation, sono raggiungibili dal menu vista, in questa posizione qui, eccoli qua, e sono quattro, zoom tutto, zoom, zoom finestra, zoom selezione. Allora, anche qui vedete, se apro zoom, zoom tutto, finestra selezione. Zoom. Con la rotellina posso stabilire di zoomare, a scendere o a salire, a ingrandire. Io ho anche un settaggio che a seconda della posizione della mouse, quindi di quella freccia rispetto al modello, ottengo uno zoom su questo punto qui, ingrandendo o rimpicciolendo, o uno zoom su questo punto qui, ingrandendo e rimpicciolendo, che equivale praticamente a combinare uno zoom e un pan. Quindi nella posizione, inoltre, se io clicco con la rotellina ottengo il pan, quindi lo ricentro e quindi ricentro oppure voglio zoomare su questo particolare qui, faccio così, lo centro e lo zoomo ancora. Torniamo alla vista, diciamo, di casa.
Zoom ancora, zoom finestra, zoom tutto. Zoom tutto praticamente fa un. Qui non fa niente. Se sono in una situazione del genere, porta a inquadrare alla massima dimensione possibile, tenendo conto degli ingombri dell'oggetto, alla massima dimensione possibile, l'oggetto nella finestra. Quindi, se sono in questa situazione qui, pezzo molto piccolo, zoom tutto lo riporta alla grandezza. Zoom finestra, posso andare a zoomare, vedete, sono andate due righe verdi che sono due cursori che definiscono un angolo, quindi primo angolo, secondo angolo, il zoom tutto, io ho fatto uno zoom esattamente su quel particolare. Zoom, scusate, finestra. A questo punto ritorno a zoom tutto e rinquadro tutto l'oggetto. Ultimo zoom è lo zoom selezione, quindi seleziono una parte, vedete quel puntino lì, che ne so, seleziono questo foro qui e viene ingrandito il centro di quel foro lì e quindi il foro. Zoom, torniamo indietro, zoom tutto, riportarlo alla grandezza maggiore possibile disponibile sullo schermo. Questi comandi sono disponibili nella navigation e anche sul menu vista. Uno sotto l'altro, qui vedete c'è un playout, il solito triangolino nero che vuol dire che se io clicco qui mando questo comando, zoom tutto. Se io clicco sul triangolino sotto, pur essendo evidenziato azzurro, si apre il sottomenu. Potrei anche questi quattro comandi di zoom aggiungerli, renderli visibili nella navigation. A questo mi basta cliccare qui sotto, triangolino con la lineetta sopra per la personalizzazione della navigation bar, clicco e rendo attivo zoom tutto, eccolo qua, rendo attivo zoom finestra, dove l'ha messo zoom tutto, zoom finestra, e rendo attivo zoom selezione. Quindi qui c'ho lo zoom tutto, home. Qui c'ho lo zoom ancora tutto, qui c'ho lo zoom finestra, qui c'ho lo zoom selezione e dovrei averli aperti tutti. Ok. Sono tre, zoom tutto, zoom finestra, zoom selezione e zoom. Quindi qui c'ho lo zoom e qui c'ho tutti gli altri. Io adesso ripristino la situazione di prima, zoom selezione via, zoom finestra via e zoom tutto via in maniera da vedere solo zoom, il comando zoom e il suo sottomenu. Normalmente si tiene su zoom tutto perché se uno vuole fare uno zoom particolare va dentro, gira la rotellina e lo zoom parte da solo. Con questo parte il pan, con la rotellina parte lo zoom, quindi qui si tiene. Ringrandisco, si intiene zoom tutto. Oh, tra l'altro qui la rotellina io la giro in un modo e ottengo un tipo di zoom. Voi probabilmente se non avete cambiato il default iniziale la girerete in maniera diversa, contraria a me, per ottenere il mio stesso effetto. Questo dipende dalle opzioni di configurazione. Adesso vediamo se la trovo. Allora, zoom tutto. Se la trovo al volo, strumenti, opzioni, applicazione. Visualizza, eccolo qua, inverti direzione zoom su cursore, la modalità di zoom. Probabilmente voi se vi notate un comportamento diverso da quello mio, vuol dire che avete questi due parametri differenti. Zoom su cursore fa questo effetto qui, adesso lo tolgo. Ingrandisce, vedete, quando io faccio lo zoom, qui non risente la posizione, qualsiasi sia la posizione del mouse. Non risente della posizione del cursore, appunto del mouse. Se invece io gli ridò lo zoom su cursore, quindi in modalità in cui risente, chiaramente chiudi. Se zoomo qui faccio questo effetto, se zoomo qui faccio questo effetto e così via. Quindi io lo tengo in questa maniera perché sostanzialmente combino un pan e uno zoom dalla posizione del mouse su cui giro la rotella, quindi con questa posizione qui del mouse girando la rotella ottengo uno zoom su questo punto qui, quindi contemporaneamente vedete un pan e uno zoom, ingrandimento e spostamento dell'immagine. Il comportamento invece della rotella, io lo giro verso il basso, rimpicciolisco, lo giro verso lo schermo e ingrandisco, dipende da quest'altro parametro, opzione applicazione,
inverti direzione a modalità di zoom. Adesso, se io giro verso il video, lo rimpicciolisco, prima lo ingrandivo. Quindi probabilmente è il comportamento che avete voi. Comunque io lo tengo in quest'altra situazione, probabilmente perché vengo dal mondo AutoCAD e nel mondo AutoCAD di default funzionava così, con inverti, cioè funzionava nello stesso modo in cui si ottiene in Inventor invertendo la direzione. Un'ultima cosa sul comando di zoom selezione, che funziona per i vertici e gli spigoli, non funziona per le superfici. Allora, se io seleziono questo spigolo, questo è uno spigolo del foro, e faccio zoom selezione. Quindi prima ho selezionato l'oggetto e poi lancio il comando. Questo viene ingrandito e portato in centro schermo. Il comportamento è diverso, ripeto, spigoli e vertici. Se io lancio prima il comando e vado a selezionare, attenzione, se seleziono qui, seleziono una faccia, vedete, se seleziono qui e non funziona, non cambia niente. Se seleziono qui, seleziono uno spigolo, in questo caso un vertice, vedete un punto. Il comportamento dello zoom selezione è differente, ha solo centrato il punto senza modificare il fattore di scala. Se invece lavoro su superfici, il comando non ha nessuna differenza. Allora, se io seleziono questa superficie, faccio zoom selezione, quindi prima seleziono la superficie e poi dopo ho fatto zoom selezione, la superficie, vedete, viene zoomata e centrata rispetto allo schermo. Analogamente, se io lancio il comando e vado a prendere la superficie, questa qui, se aspetto un attimo, viene faccia, quindi una superficie, il comportamento è esattamente lo stesso, anche che qui non ho preso la curva, ha preso solo la faccia, mi fa vedere solo la faccia, non ha preso tutto il cilindroide, che comunque eccolo qui è. Comunque vedete, sulla superficie non c'è nessuna differenza. Sugli spigoli e sui vertici, ve lo faccio rivedere. Lo spigolo, eccolo qua, vedete, ha solo spostato al centro. Se io lancio un'orbita, quel punto lì lo zoom ha portato il punto che ho selezionato al centro, senza modificare il fattore di scala. Se viceversa io lancio, seleziono prima lo spigolo e poi lancio il comando di zoom, questo viene ingrandito e portato in centro schermo. Ce ne sono rimasti pochi da vedere, ma uno sicuramente è questo, inquadra vista piana lo chiama, se non ricordo male in italiano. Allora, vista su faccia o su piano. Se io clicco su questo e poi vado a selezionare una faccia, ecco, non quindi una superficie. Non una superficie circolare che comunque non mi permette di selezionare. Se io vado a selezionare questa faccia qui, lui porta questa faccia in proiezione ortogonale. Quindi questa vista su faccia piana, vista su faccia o su piano, equivale praticamente a mu muovere il cursore, il view cube, su una di queste facce qui, destra piuttosto che freccia dall'alto, quindi alto piuttosto che alto girato e così via. Quindi ha lo stesso effetto, mentre questa lo riporta nella vista iniziale, questa vista su faccia piana permette di inquadrarlo. Eccolo qua. ViewCube. Allora, ViewCube ne abbiamo già detto, sostanzialmente se qui clicco col sinistro posso spostare l'oggetto, quindi come sposto il cubo si sposta l'oggetto, supposto che quel cubo sia una specie di ingombro entro cui sta l'oggetto, spostando il mouse in maniera del tutto libera rispetto a quel perno di rotazione lì si muove l'oggetto, quindi il perno mi dà l'idea di che intorno a che cosa lo sto muovendo, è il suo praticamente centro di massa, perché è il centro di massa del cubo. Ma la cosa più utile del ViewCube non è tanto il trascinamento libero per cui posso inquadrare qualsiasi cosa, ma usare queste viste azzurre. Allora, questa è una vista su due piani che vedono il piano dietro e il piano alto. Questa è una vista isometrica in cui vedo tre facce, retro, sopra, se leggo giusto, retro, destra, alto. E quindi questa è ancora retro, destra, retro, sinistra, alto e così via. Poi quando inquadro una faccia, una delle sei facce del cubo, posso ruotarla di 90 gradi, quindi avere tutte e quattro le facce. Poi con questa vista, casa, home, lo riporto nella vista iniziale. Come setto la vista iniziale? Beh, ovviamente scelgo una vista dell'oggetto che ritengo più significativa e
E poi, una volta che ho scelto questa come vista significativa, tasto destro, imposto la vista corrente come inizio adatta alla vista. Conviene lasciarla adatta alla vista perché fa lo zoom automatico perché ci stia tutto nella finestra. Quindi io lo preferisco in questa posizione. Adesso se io lo manipolo, lo porto in una qualsiasi posizione e poi schiaccio, torno alla casa, vedete che ho definito una nuova vista iniziale rispetto a quella dell'esercizio che c'era presente all'inizio perché ho scelto una vista differente. Comunque posso scegliere questa e questa dovrei tornare, mi sembra, alla vista che avevo settato inizialmente. Quindi tasto destro, imposta vista corrente, adatta alla vista. Navigation Wheel. Allora, qui è questo tasto qui, si attiva schiacciando questo tastino qui e proviamo a farlo. Allora, vedete, si apre questa cosa strana che mi permette di gestire tante cosettine. Allora, innanzitutto qui non si è, evidentemente ci avevo già spostato, facciamo disco navigazione completa, eccolo qua. Allora, vedete che qui c'è l'iconcina per cui ci sono tanti modi di vedere il disco navigazione. Facciamolo completo, perché poi questi sono più piccoli. E più piccoli contengono altre cose piccole, diciamo di minore importanza. Orbita, allora questo è agganciato al mouse e quindi lo posso portare in giro. Zoom, se clicco su una zona, zoom, orbita, devo mantenere schiacciato il tasto e poi fare lo zoom. Ok, sposto lo strumento zoom. Quando mollo il tasto, ritorna a vedersi il disco, questo disco sterzo, steering wheel, navigation wheel. Se clicco su orbita, rispetto al perno, quel perno lì è chiaramente il punto centrale che sarebbe, intorno a cui ruota l'oggetto, ma che è stabilito sulla base, praticamente è questo perno qui. Eccolo qui, vedete? Adesso ritorno al comando mini ruota orbita allo stesso punto. Quindi, se io voglio cambiare il punto attorno a cui ruotare l'oggetto, in questo caso devo centrare. Centra, porto il mio perno dove voglio. Da questo punto di vista è più semplice del comando dato senza questo strumento. Quindi porto il perno qui e poi faccio orbita e ruoto attorno a quel punto lì. Mollo, cambio il perno, ruoto. Quindi con questo strumento, per esempio, la rotazione, cambiare il perno della rotazione è molto più semplice. Ancora su altri che ci sono presenti, il pan, spostamento su e giù dell'oggetto. Il pan, zoom abbiamo visto, passeggia, guarda, sono comandi che io non ho quasi mai utilizzato, comunque passeggia attorno all'oggetto, vabbè, poi tanto ci abbiamo bisogno di questo per riportarlo dentro, che è andato in modalità prospettica, vediamo se la riusciamo a sistemare. No, quindi va all'inizio tutta la finestra, ripristina centro originale e niente, chiudiamolo cliccando qui e risistemiamo la modalità prospettica tornando all'ortogonale. Comodo, chiaramente può essere lanciato anche da qui, vista, disco navigazione completa. Comodo perché io mi sposto e quando clicco incomincia il comando. Quando mollo il click, ritorna lui disponibile e comincia il comando. Quindi è facile passare da una cosa all'altra, praticamente cliccando il tasto sinistro, rilasciandolo, spostando il mouse, cliccando, rilasciando, spostando il mouse per cambiare il perno, cliccando su orbita e finché c'è il tasto sinistro lui fa la sua orbita. E così via. Avete visto che qui ci sono varie opzioni, non le spiego, vi lascio navigare se volete.
Riavvolgi, questa è comoda perché quando io chiamo riavvolgi, vedete, viene una serie di viste che sono tutti i passaggi, è come se fosse facendo il comando avesse scritto una storia e quindi io posso andare soltanto spostando il mouse, sempre con il comando riavvolgi, su una vista di quelle che ho già utilizzato. Riavvolgi, tornare indietro, qui è un po' che lo uso il navigation wheel, quindi sono tante le viste che posso recuperare soltanto navigandole. Tra l'altro questo riavvolgi, e adesso qui lo stoppo, è disponibile anche qui vista precedente, oppure tasto F5. Se io schiaccio F5, adesso ovviamente non succede niente, no, piano piano lo facciamo succedere. F5 o Shift F5 per andare avanti. Vedete che qui c'è i due comandi, riavvolgi, vista precedente, vista seguente, vista precedente, riavvolgi. Riavvolgi è vai su una qualsiasi vista in realtà. Vista seguente, maiuscolo Shift F5 e vista precedente F5. Quindi io faccio così, Shift F5, chiudiamo, Shift F5, F5, Shift F5. Shift F5, mi sa che sono arrivato a capolinea, di più non vado, F5, 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 ok, ce n'ho poco in memoria, finito. Nella barra di navigazione c'è poi presente un altro comando che adesso qui non è disponibile, ma che vi esorto ad estrarre, che è stili di. Vabbè, potreste anche estrarvi proiezione per cambiare velocemente da ortogonale. Allora, eccola qua, da ortogonale a prospettica, senza dover andare a cliccare qui. È la stessa cosa. Ma quello che mi interessava farvi vedere è lo stile, gli stili di visualizzazione. Adesso non è acceso, lo accendiamo in maniera che nella barra di navigazione compaiano anche gli stili di navigazione. E queste sono le varie modalità, zoomiamo a tutto, sono le varie modalità con cui viene visualizzato un modello, quindi realistico, e dipende ovviamente da due, questo aspetto dipende dai materiali che avete settato e dalla. Lo strumento relativo all'aspetto che sceglie come illuminarlo, quindi io lo tengo su due luci, quindi con due luci ho questi realistico, ho questo effetto. Se mettessi il Blue Tranquility, vedete che cambia leggermente. Quindi ritorniamo su due luci e ve li faccio vedere tutti gli stili di visualizzazione su due luci, ombreggiata. Poco cambiamento, probabilmente perché qui non c'ho le ombre attive, ombre ambiente, quindi si vede poco, ombre sul piano di base, eccola qua, ombreggiata, realistico, ma l'ombra si vede, tiriamola via, quindi ombreggiata, ombreggiata con spigoli, ombreggiata con gli spigoli nascosti, si vede anche la parte dietro, vedete che qui sono tratteggiati gli spigoli dietro. Modello a spigoli, wireframe. Con gli spigoli nascosti e con gli spigoli solo gli visibili. Continuo a sbagliare, monocromatica. Acquarello, bellina per fare qualche stampa eventualmente. Illustrazione schizzo come se l'avessi schizzata a mano libera. E da ultima una molto utilizzata che è l'illustrazione tecnica. Questo sicuramente si utilizza tantissimo per le stampe finali. Io normalmente lavoro con queste. Ombreggiata con gli spigoli o con gli spigoli nascosti, a seconda di che cosa mi serve vedere. Se mi serve, allora, se il pezzo è così semplice, è ombreggiata con gli spigoli. Se
non mi servono gli spigoli nascosti perché se voglio andare a raggiungere gli spigoli nascosti faccio così e già quelli dietro sono diventati visibili, quelli che erano prima visibili si nascondono e così via. Se il pezzo è complesso, a volte ritorno a questa qua, che sono gli spigoli nascosti o ombreggiata o meglio ancora il wireframe con gli spigoli. Dico sempre al posto sbagliato, o il wireframe con gli spigoli nascosti, perché questo mi permette quando si fanno le selezioni, per esempio voglio fare una misura, vediamo se riesco a fare una misura, di andare a prendere mica tanto facilmente. No, le misure non funzionano. Beh, per altre situazioni sicuramente, per esempio per sistemare i vincoli, questo discorso funziona. Quindi vediamo un attimo, modello 3D. No, qui i vincoli sono su una parte, quindi non ce li ho e non riesco a farvelo vedere. Comunque queste situazioni così con gli spigoli nascosti visibili, wireframe con gli spigoli, possono servire per esempio negli assiemi, per mettere i vincoli, i collegamenti fra le varie parti dell'assieme, i vari pezzi singoli. L'ultima cosa che ci è rimasta da vedere è la selezione degli oggetti. Allora, torno alla modalità ombreggiata con gli spigoli. Tiriamo via le misure con un escape, inquadriamo a tutto schermo e apriamoci uno schizzo un po' significativo. Vediamo se ne trovo uno. Questo qui, per esempio. Allora, apriamo questo schizzo qui. Se io volessi, per esempio, selezionare solo il cerchio, allora posso aprire una finestra così che include però tutto quello che trova. Quindi include il cerchio, ma include, prende anche nella selezione quell'archetto lì. Se voglio selezionare solo il cerchio, a parte il clic diretto, posso aprire una finestra così. Clicco ed estendo la finestra e così vedete riesco a selezionare, mica vero perché ho preso il cerchio, ma ho preso anche quello dietro. Allora, se voglio prendere il cerchio, vediamo una sfida, una piccola finestrina così che taglia solo il cerchio, vedete ho preso il cerchio e chiaramente mi fa vedere anche i suoi vincoli. Allora, il concetto è questo: finestre, tutto quello che è contenuto completamente dentro questa finestra, quindi da sinistra verso destra. Sono le finestre a includere nella selezione. Finestre invece soltanto da destra verso sinistra, solo quello che toccano, che pizzicano. Io ho toccato soltanto con questa finestra lo spigolo sotto e viene selezionato solo lo spigolo sotto. Per la selezione poi è abbastanza utile manipolare questo filtro, che mi dice, guarda, dai la precedenza alla selezione delle lavorazioni di schizzo, perché sto su uno schizzo, ma se volessi stravolgere questa precedenza o sono in un assieme e voglio mettere un'altra precedenza, lavoro su questo filtro qui. Probabilmente lo vedremo usandolo, adesso è inutile che la faccia lunga. Comunque, le selezioni possono essere fatte cliccando sopra l'oggetto, cliccando con le finestre, aprendo delle finestre a includere e a tagliare e filtrando le selezioni, quindi dando una priorità alle selezioni usando questi filtri qui, quindi mettendo a posto questo ordine. Ultima cosa, se io vado su un oggetto che ha sotto altre selezioni, come altri oggetti, come in questo caso, vedete che dopo un po', quindi attenzione, vado lì, non tocco niente, aspetto un attimo, questo attimo dipende da che cosa ho settato nelle impostazioni, si apre questa lista che mi dice che in quel punto dove io ho portato il mouse c'era una curva, cioè non c'era, c'è una curva, c'è uno spigolo, vedete sono uno sopra l'altro, curva spigolo, e c'è una linea chiusa proiettata, perché questo oggetto l'ho fatto in maniera un po' strana, ricalcando in realtà un altro oggetto già presente sotto. Quindi qui ci sono due solidi, anche se uno io, adesso finisco lo schizzo, ho provveduto a spegnerlo, vedete questo solido qui ho provveduto a spegnerlo, in realtà ci sono due solidi, per cui andando qua sopra lui vede tre curve, che sono lo spigolo, che sono, vabbè, qui ne vede molto di più perché sono fuori dallo schizzo, ci sono due spigoli, gli spigoli dei due, vabbè, questi sono due spigoli dello stesso solido, facce, 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 smussi, estrusione, di tutto di più. Questo
Quindi quando c'è in un punto più di una cosa, basta aspettare un attimo, più di un oggetto, basta aspettare un attimo che si apre questa lista, poi su questa lista io chiaramente vado a dire che cosa volevo selezionare. Buon lavoro e ci vediamo al prossimo filmato. E mettete un like se vi piace il canale e vi piacciono i filmati.